Una gara bellissima, combattuta fino all'ultimo metro e vinta per appena 26 millesimi dai portacolori di Audi Sport Italia, Mattia Drudi, Riccardo Agostini e Daniel Mancinelli, davanti alla BMW M6 GT3 di Comandini, Zuddi, Sims. E questo è il risultato della gara d'esordio Endurance della 18ª edizione del campionato italiano Gran Turismo disputata al Mugello Circuit, dove lo spettacolo e l'agonismo non sono mai mancati per tutto il weekend. Una vittoria ampiamente meritata, quella dell'equipaggio Audi, costruita sin dalle prove ufficiali con una pole stratosferica ed illuminata da un finale al cardiopalma, che ha visto protagonista Mattia Drudi, pilota Factory Audi, con il britannico Alexander Sims, portacolori di BMW Italia, insieme a Stefano Comandini e Marius Zug. Un finale che ha premiato i colori Audi dopo i primi due stint impeccabili di Agostini e Mancinelli e con il pilota riminese, nonostante il distacco di una bandella laterale dell'ala posteriore, bravissimo a rintuzzare il ritorno di Sims, resistendo a ben 4 attacchi alla curva a San Donato e concludendo sotto la bandiera a scacchi con appena 26 millesimi di vantaggio. Una splendida vittoria dunque per i colori della Casa degli Anelli, ma altrettanto ottimo secondo posto per BMW Team Italia, arrivato dopo un buon primo stint di Comandini, penalizzato nel finale da un eccessivo sottosterzo e dall'usura delle gomme, e dalla seconda parte di gara dal 17enne pilota tedesco Marius Zug, si è trovato perfettamente a suo agio in pista nonostante fosse la sua prima gara sull'impegnativo tracciato toscano. Il terzo gradino del podio è stato completato dalla Lamborghini Huracan di Galbiati Venturini Postiglione, davanti alla Ferrari 488 di Roda Rovera Fuoco, sempre nelle posizioni a ridosso del podio, e alle due Lamborghini Huracan del VSR di Cross Schandorf Tujula e Agacani Gianmaria Pulcini. Settima la Mercedes AMG GT3 di Linossi Colombo Ferrari, che ha preceduto le due Ferrari 488 di Manne Cressoni e Adspet Michelotto Greco e la Porsche GT3R di Venerosi Baccani Pera. Beh, diciamo che non è stata una gara facile, soprattutto l'ultimo stint. Daniel e Riccardo hanno fatto un ottimo lavoro nelle prime due ore. Abbiamo avuto un piccolo inconveniente tecnico durante il mio stint, abbiamo perso una bandella dell'ala posteriore e la macchina è diventata molto difficile da gestire, però comunque ho avuto una battaglia molto dura e divertente con Sims gli ultimi 5-6 giri. Siamo arrivati in volata e mi sono divertito veramente tanto. Quindi dovete prendere. Che dire, per noi è stata una gran gara, un gran weekend. Ho fatto un buono stint di gara all'inizio. Mattia comunque ha meritato questa vittoria, è stato lui a mettere un po' la ciliegina sulla torta. E quindi complimenti a tutti, anche a Daniel, però insomma. Se il lavoro di tutti ha portato a questo gran risultato. Beh sì, è stato l'ottimo debutto per me, per la prima vittoria con Audi, quindi bellissimo, prima gara, prima vittoria. Siamo partiti da un ottimo risultato di ieri della pole position di tutti e tre noi. E oggi è stata dura, durissima, divertente per gli spettatori sicuramente, perché ruota a ruota, correttissima battaglia tra Mattia e Sims, però insomma siamo molto fiduciosi per le prossime gare. È stata dura, non ci aspettavamo che i compagni, i nostri avversari erano così veloci oggi, però lavoreremo per ottimi risultati nelle prossime gare. Nella classe GT4 non è mai stata in discussione la vittoria di Niemi De Castro Pera, scattati al via con il miglior tempo in prova. Il successo dei portacolori dell'EB Motors è maturato nel primo stint, in occasione del quale Pera ha allungato con decisione sugli avversari, conquistando oltre 40 secondi di vantaggio sulla Mercedes AMG di Magnoni e sulla BMW M4 di Neri. Nel secondo stint, Niemi ha controllato bene la gara su Scherpen, mentre Riccitelli, subentrato a Neri, si è esibito in una bella rimonta che lo ha portato a ridosso del pilota norvegese. Il sorpasso e la seconda posizione finale dei portacolori di BMW Italia è maturato nell'ultimo stint, con Guerra sotto la bandiera a scacchi davanti a Magnoni e dalla Porsche di Piccioli.
Sì, è stato un bel debutto già dalla pole di ieri e poi la gara è stata bella, cioè pulita, tutta verde, per cui senza safety, senza niente, abbiamo fatto un bel vantaggio, anzi Ricky ha fatto un bel vantaggio nel primo stint e l'abbiamo poi mantenuto fino alla fine, quindi gara tranquilla. Sì, è stata una bella gara, abbiamo preso un po' di vantaggio all'inizio, circa una cinquantina di secondi, poi i miei compagni sono stati bravissimi a gestire la macchina non proprio perfetta, però niente, sono molto contento sia del team che hanno fatto un ottimo lavoro durante questo weekend e grazie davvero ai miei compagni che hanno fatto un egregio lavoro, ottimo. Sì, allora ieri ho sbagliato in pieno le qualifiche, però adesso sono riuscito a rifarmi oggi, complimenti ai miei compagni che sono sempre stati sopra ogni riga, cioè nel senso non hanno mai sbagliato niente, quindi onore anche a loro e onore soprattutto anche al team Bimoto, siccome al solito ci prepara una macchina perfetta. Archiviato il primo round endurance, tutti gli occhi ora sono puntati sulla serie sprint che prenderà il via nel weekend del 2 e 3 agosto al Misano World Circuit con una trentina di vetture iscritte. Il TCR Italy Touring Car Championship ha debuttato sul circuito del Mugello, sfoggiando un ottimo stato di forma nonostante il periodo difficile per la pandemia di coronavirus. La griglia di partenza ha annoverato ben 23 vetture, ugualmente ripartite tra il TCR con cambio sequenziale e DSG con tanti marchi e tanti volti nuovi al via. E come annunciato, la nuova Cupra in anteprima mondiale con i colori della scuderia del girasole by Cupra Racing. Gara 1 conclusa con la vittoria del campione in carica Salvatore Tavano, bravo a portare in trionfo la nuova Cupra Leon Competition. Al via Marco Pellegrini su Hyundai ha provato ad involarsi al comando, ma Tavano si è portato subito alle sue spalle scavalcando il poleman Eric Brigliadori al suo primo start nel TCR Italy. Al terzo passaggio Salvatore Tavano ha rotto gli indugi e si è lanciato nel discesone tra la curva Casanova e la Savelli, sorprendendo Pellegrini e portandosi al comando. Il Lombardo ha provato a riportarsi davanti, ma Tavano ha puntualmente risposto conquistando la prima storica vittoria della nuova Cupra. Sul podio anche Marco Pellegrini su Hyundai del Team Target Competition e Felice Ielmini sulla Hyundai di PMA Motorsport, autore di una grande rimonta dall'ultima posizione di griglia. È stato un weekend in salita per via del fatto che abbiamo ricevuto le macchine sul filo di lana, le abbiamo finito di assemblare qui in autodromo giovedì notte, quindi è stato un weekend pieno, intenso di lavoro fino adesso, però assolutamente ripagato da questa bella vittoria al debutto, quindi ci dà tanta carica e fiducia, c'è tanto lavoro da fare, ma insomma siamo partiti col piede giusto. Qualità, la nostra forza, la guidabilità della macchina, questa volta ho avuto un po' di problemi sempre, era molto scivolosa, infatti ho provato a proteggermi un paio di volte con Salvatore, ma non c'era niente da fare, ne aveva di più, e mi dispiace un po' perché di solito i primi due giri scivola e poi dopo si mette a posto, è la caratteristica di questa macchina, invece ho faticato tutta la gara. Sì dai, non è stata molto facile perché ho dovuto sudare ogni sorpasso e ho dovuto evitare qualche contatto. Sono contentissimo perché non è mai facile rimontare, però la macchina era perfetta, i ragazzi mi hanno fatto un lavoro. Sono veramente orgoglioso perché, dai, quando partire ultimi non è mai semplice, erano un po' abiliti, hanno lavorato tantissimo durante l'inverno. È un primo passo, ma voglio ringraziarli immensamente, tutto grazie a loro. Alle loro spalle Michele Imberti sulla Cupra di Elite Motorsport, prima delle vetture con cambio DSG e davanti alle diverse TCR sequenziali. Siamo partiti un po' dietro innanzitutto in qualifica, abbiamo fatto un po' fatica con l'assetto, dopo comunque in gara è andata molto bene, ho fatto un'ottima partenza, sono riuscito a sfilare molto bene e dopodiché sono riuscito a recuperare un paio di posizioni e comunque è stata un'ottima gara, è stata molto combattuta e sono molto felice del risultato ottenuto alla fine. Gara 2 di TCR Italy ha offerto grande spettacolo con confronti ravvicinati e l'ingresso della safety car per ben due volte. Prima vittoria nel TCR Italy per Damiano Reduzzi su Hyundai del team Trico VRT, davanti all'argentino Franco Girolami su Honda del team MM Motorsport e a Marco Pellegrini su Hyundai di Target Competition, che grazie al secondo posto di gara 1 balza al comando della classifica generale davanti a Salvatore Tavano e Reduzzi.
Il primo a tagliare il traguardo è stato Felice Ielmini, autore di una poderosa rimonta dall'ultima posizione in griglia di partenza. Ma il pilota lombardo sulla Hyundai è stato penalizzato di 25 secondi per un contatto che ha provocato l'uscita di scena di Francesca Raffaele e Simone Pellegrinelli ed è precipitato in sedicesima posizione. Non avendo avuto la possibilità ieri di fare gara 1 completamente per un piccolo problema stupido tra le altre cose, però ci siamo dovuti fermare, oggi era un po' un'incognita. Sapevo di voler fare una bella gara, di attaccare subito i primi giri per poter prendere un po' di margine, perché sapevo che dietro poi sarebbero stati agguerriti. Sì, poi sono in testa al campionato, penso, di conseguenza un weekend promettente. Sono rimasto un po' bloccato all'inizio, dietro Pellegrinelli, mi hanno sorpassato, poi dopo ho preso un paio di pacche pesanti, per poco non uscivo e quindi la macchina era un po' storta. Si vede tutta la carrozzeria sinistra che è rovinata e quindi poi sapevo che Ielmini era penalizzato, Tavano era uscito, probabilmente non sarei riuscito comunque a fare più di così, però ho tenuto la posizione. E venimo hace 10 días aquí a Italia sin conocer la máquina, sin conocer el circuito y fui piano a piano, me llorando cada salida un poco más y bueno. Nel campionato italiano TCR DSG, vittoria per il debuttante 17enne Alessandro Giardelli su Cupra, che si è imposto su Matteo Poloni su Audi e Carlotta Fedeli su Volkswagen Golf. Molto contento del risultato. Dopo la sfortuna di ieri per la rottura di un pezzo meccanico che non ci ha permesso di lottare per la vittoria, oggi siamo riusciti a rifarci, sono molto contento. Peccato per la partenza perché si poteva giocare anche per il podio assoluto, ma dai, sono contento per questo risultato, alla prossima. Tavano, portacolori della scuderia del Girasole by Cupra Racing, è stato fermato da un desciappaggio allo pneumatico anteriore destro della sua Cupra ed ha concluso con una battuta a vuoto questa seconda gara. Il bilancio è direi positivo, se consideriamo che siamo arrivati qua senza percorrere neanche un chilometro con la nuova macchina, abbiamo iniziato con una vittoria, quindi assolutamente positivo. È ovvio che c'è da lavorare, ce ne siamo resi conto in gara 2 pagando nelle spese in maniera pesante, però insomma dovevamo pure iniziare e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, ora c'è da continuare a lavorare a testa bassa. La nuova stagione del campionato italiano Sport Prototipi si apre con un bis perentorio di Lorenzo Pegoraro. Dopo essersi presentato sempre davanti a tutti alla prima staccata, il vicecampione 2018 non ha più conosciuto avversari nelle due gare del Mugello, passando poi a controllare il vantaggio sugli avversari in entrambe le occasioni fino al traguardo. Ad esprimere subito un passo da primato sono stati anche Federico Scionti ed il francese Antoine Michel, che si dividono la piazza d'onore. Il romano di scuderia Costa Ovest, che sale sul podio anche in gara 2 con il terzo posto, guadagna anche la seconda posizione nella classifica di campionato guidata da Pegoraro davanti a Michele e da Davide Uboldi. Grande protagonista del weekend, il pluricampione italiano di categoria ha colto il terzo posto di gara 1 ed è stato poi fermato da un contatto di gara 2 con Stefano Attianese, marcatore per la Coppa Master. Lo spettacolo offerto dalle Wolf Thunder della serie tricolore parte in gara 1, dove Pegoraro sfila davanti a tutti, davanti a Michel, Scionti e poi Uboldi, che subito riesce ad avere la meglio sul poleman Giacomo Pollini, che esita il via. Matteo Pollini ha la meglio su Belotti per la settima posizione ed in un gruppo dove Faccioni, sesto, guida tutta la fila di vetture in lotta per la top 10. Al quarto giro Scionti ha la meglio su Michele per il secondo posto e Matteo Pollini su Faccioni per il sesto. All'ottavo giro Uboldi riesce a superare di forza Michele per la terza posizione, mentre alla tornata seguente Matteo Pollini riesce a superare Giacomo per il quinto posto. Il campione in carica Giacomo Pollini è costretto al ritiro, lasciando strada agli avversari, così come una sbavatura di Michele porta Matteo Pollini in quarta posizione davanti a Faccioni. Il finale è da fiato sospeso, con Scionti che guadagna la scia di Pegoraro. Il pilota di Best Lap stringe i denti e fino alla bandiera a scacchi riesce a tenere alle spalle l'alfiere di Costa Ovest. Terzo posto per Davide Uboldi davanti a Pollini, Faccioni e Belotti.
anche in gara 2 la prima staccata di Pegoraro, mentre Giacomo Pollini viene risucchiato dal gruppo ed il cugino Matteo si allunga alla San Donato. Già nelle prime battute Atianese torna in lotta con Molinaro, questa volta per il quinto posto, mentre Giacomo Pollini, dopo i problemi elettrici di gara 1, è nuovamente costretto al ritiro. Al quinto giro Scionti e Duboldi entrano in lotta per il terzo posto, mentre Molinaro ha la meglio su Atianese per il quinto e si lancia all'inseguimento del pluricampione Comasco, che cede all'ottavo giro. Castellano ha invece la meglio su Pitorri per il terzo posto nella classifica Master, dove Atianese, settimo assoluto, è primo della categoria su Pigozzi. Intanto al decimo giro Uboldi si ritrova in scia a Velotti ed Atianese per la quinta posizione. La bagarre è infuocata. Velotti riesce a sfilare, ma Uboldi ed Atianese entrano in contatto e ad avere la peggio è il pluricampione di categoria, costretto al ritiro. Il finale è incandescente anche per la prima posizione, dove Michele sigla il giro più veloce, abbassando la stessa pole position, e si porta a meno di un secondo dal battistrada. Pegoraro, dal canto suo, non lascia spazio e sul traguardo completa il bis, precedendo Michele, Scionti e Molinaro. Un weekend da incorniciare, sì, è andata veramente molto bene, non me l'aspettavo. Oggi ho semplicemente fatto quello che ho fatto ieri, un po' più di respiro, dietro se la sono combattuta, io ho semplicemente gestito, ho avuto la fortuna di partire molto bene. E terza posizione, dai, mi accontento, sono molto felice, grazie. Si è appena conclusa gara 2 nel campionato italiano Sport Proto di qui al Mugello, terzo posto, confermiamo il podio di uno splendido weekend, a parte un leggero intoppo durante le qualifiche. Seconda posizione in campionato, usciamo da questo weekend che ci fa ben sperare per il proseguo. E gara divertente, gestita, un po' difficile, non era a posto al 100%, però sono contento di questo terzo posto, ringrazio sempre la mia scuderia Costa Ovest, il supporto dei miei sponsor, e adesso ci aspetta Misano e vediamo anche di confermare sia il campionato e sia il weekend sempre in zona podio. Grazie a tutti. Sì, weekend molto duro, podio inaspettato perché sono molto sincero, non ci sono fisicamente, faccio fatica, ho fatto tutta la gara con la testa appoggiata al poggiatesta, quindi ho guidato molto male, però sono nei momenti cruciali, ho fatto dei sorpassi da Davide Uboldi, quindi sono veramente felice. Il trailing all'ultimo giro con un doppiato sono andato alle arrabbiate fuori nell'erba, ho detto no, e poi ho tenuto giù nell'erba e grazie a Dio è andata bene, se no avrei perso un'occasione, mi avrebbero rubato un podio meritato. Sì, volevo commentare la gara, comunque è un ritmo altissimo, forse anche più alto dell'altro anno, l'anno seguente, diciamo che siamo tutti raggruppati in un 7 decimi i primi 8 piloti, quindi gara aperta, campionato aperto, e sicuramente chi riesce a trovare un qualcosa in più nelle regolazioni avrà il successo fine campionato. Lotto pure per la categoria Master e speriamo che vada bene, l'altro anno ho perso più 2 punti perché ho avuto 3 ritiri. Grazie. L'appuntamento con il campionato italiano Sport e Prototipi è ora a Misano nel weekend del 2 agosto, dove le Wolf Thunder torneranno in pista per il secondo round stagionale. Sassi e polvere, da sempre il tappeto bianco ideale per un rally. Se poi a correre sono le vetture più affascinanti della specialità, lo spettacolo è davvero completo. È da questa immagine che nasce il campionato italiano Rally Terra Storico, l'ultimo tricolore arrivato in casa Acisport, che dal 2020 inizia ad assegnare 2 titoli italiani ai migliori interpreti del fondo sterrato al volante delle auto storiche. Per dare il via alla nuova competizione nazionale è stato scelto un percorso altrettanto storico e di primo livello. 6 gli appuntamenti in calendario a partire dal primo round nel rally storico della Val d'Orcia. La gara, organizzata da Radicofani Motorsport, riporta quindi i motori delle storiche a ruggire sulle strade sterrate della provincia senese, le stesse che un tempo facevano parte del Mondiale Rally. Un ritorno al futuro in salsa anni 80, rispolverato dai protagonisti di oggi al volante delle vetture del passato. Non a caso, a rubare la scena già dallo start serale nel centro storico di Radicofani è stata una vera e propria icona dei rally. La Lancia Stratos, portata alla ribalta per la prima volta da Mauro Sipz e Monica Bregoli. Insieme alla Gruppo 4 si presentano in Toscana altri volti noti dal terra.
a partire da Tiziano e Francesca Nerobutto sulla loro Opel Ascona, in corsa per il terzo raggruppamento, come Marcello e Luca Rocchieri su Opel Kadett, quindi Corrado Lazzaretto e Giovanni Brunaporto su Ford Escort RS. Tra gli specialisti della polvere anche Domenico Mombelli insieme a Marco Leoncini su Escort. Per il quarto raggruppamento ci sono Fabrizio Pierucci e Monica Buonamano su Volkswagen Golf GTI 16 valvole. Quindi il tandem sanmarinese Corrado Costa e Domenico Mularoni su Opel Corsa. Fari puntati anche sulla Fiat 125S tutta originale con Pietro Turchi al volante e Carlo Lazzerini alla destra. Gli occhi e le orecchie degli appassionati sono tutti per le storiche, che all'indomani della seconda giornata iniziano a dare spettacolo in prova speciale. Sei i tratti cronometrati in programma per un percorso complessivo di oltre 265 km. E già allo start sulla prima PS arrivano i primi colpi di scena. Due stop inattesi. Prima Lazzaretto, sfortunato protagonista di un capottamento senza conseguenze per l'equipaggio, che mette però fuori gioco la sua escort. Sullo stesso tratto finisce a KO anche l'Ascona di Nerobutto, costringendolo al ritiro anticipato. Ai primi due si unisce anche il terzo out del rally alla prova successiva. Stavolta è Corrado Costa a ritirarsi a causa di una rottura al cambio. Chi non perde un colpo invece è Mauro Sipsi, che parte subito forte e al rientro in assistenza dopo il primo dei tre giri di prove si trova saldamente in testa. Due crono e la sua Lancia Stratos è già in orbita, nettamente la migliore tra le vetture a due ruote motrici. Anche al rientro per il secondo passaggio sulle prove l'andamento non cambia. Il miglior tempo, scratch dopo scratch, è sempre di Sips Bregoli. Così la Stratos vola verso il primo successo. Più lunga, lunga, chiude. E destra, destra, tre, più, no. Con sinistra, quattro, più. E taglia, sinistra, destra, quattro, meno. Chiude. A 4 più apre, in taglia, sinistra 3 più più, chiude 3 più. E occhio, destra 4 meno, chiude meno meno, per destra 5 meno, 50, taglia. Al secondo posto Mombelli sulla Ford Escort è in ritardo di circa 2 minuti. Ma il suo passo migliora ad ogni chilometro, mentre alle sue spalle salta un altro big. Si tratta di Fabrizio Pierucci, che dall'alto della terza posizione generale a 24 km dalla bandiera a scacchi si fa da parte prima di entrare sulla penultima speciale, lasciando definitivamente la leadership del quarto. L'ultimo sprint diventa quindi una questione di gestione, con Turchi e Lazzerini che tagliano il traguardo e completano l'opera, portando a casa un successo quasi insperato con la 125 nel primo raggruppamento. Davanti a loro, competitivi fino in fondo, raccolgono un risultato più che soddisfacente anche Marcello e Luca Rocchieri con la prima vittoria sulla Opel Kadett nel terzo raggruppamento. Applausi e champagne anche per Domenico Mombelli e Marco Leoncini a bordo della Ford Escort, che seppur secondi Stratos di Sips si tolgono la soddisfazione del podio finale. Il gradino più alto, mai in discussione, va con merito a Mauro Sips e Monica Bregoli. La Stratos incanta sul palco finale, come ha fatto per tutto il corso del rally. È lei la star di questo primo appuntamento del campionato. Una serie che si dimostra affascinante sin da questo primo episodio e che, dopo la Val d'Orcia, rimanda le ostilità al Val Tiberina. Il traguardo, sì, certamente già soddisfazioni, ma non eravamo assolutamente convinti di arrivarci. Perché le strade per questa macchina sono molto dure. Ma il risultato è andato bene. Stamattina ero un po' addormentato, un po' di preoccupazione, però se siamo qua vuol dire che alla fine è andato tutto bene. Grazie a tutti. Ma è andato bene, belle prove, c'è tanta gente, ci siamo divertiti, speriamo di averli fatti divertire. Sì, credo che li abbiamo fatti divertire, noi ci siamo divertiti tanto. Monica è stata bravissima, la gara è molto 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 bella, le prove speciali sono da sogno, un po' dure però divertente. La macchina è andata veramente bene, anche se eravamo al debutto non avevamo mai fatto un metro sulla terra, se non lo shutdown solo ieri, e i ragazzi della K-Sport hanno fatto un lavoro straordinario, perché tutti ci davano dei pazzi di venire con la strada sulla terra, e invece è stata una bella sorpresa da guidare, oltre che un orgoglio per il passato del rally del Sanremo qua, di Tony Fassina, così, ma è una goduria.